passaggio del Dies Irae, riferendosi al Vangelo della Samaritana, ci fa pregare così: Gesù, tu che sei compassionevole, ricordati che io sono causa del tuo viaggio. Non mandarmi perduto in quel giorno. Nel tuo continuo cercarmi, ti sei seduto stanco e, pur di redimermi, hai patito la croce. Così grande fatica non sia inutile, o Signore. Ricordare Iesu pie, quam sun causa tue vie, ne me perdas ille die, querens me sedisti lassus, redemisti crucem passus, tantus labor non sit cassus. Tutto comincia con una deviazione di percorso. Poco prima l'Evangelista Giovanni annota che Gesù, lasciata la Giudea per dirigersi in Galilea, doveva attraversare la Samaria. E qui sta la domanda: Gesù deve o vuole attraversare la Samaria? Perché per andare in Giudea sceglie il percorso più lungo, non quello più diretto e sicuro lungo il fiume del Giordano. Perché? E Gesù inoltre sa che la Samaria è abitata da gente ostile ai giudei, terra di eretici che preferiscono adorare Dio sul monte Garizim piuttosto che recarsi al Tempio di Gerusalemme. Ma lui, che invece ama deviare, sconfinare, ha ormai le idee chiare. Sa che in questo modo avrebbe incontrato una donna che già lui si porta nel cuore. Questo Gesù, che incurante del pericolo attraversa caparbiamente la terra di Samaria, ci rassicura che il mondo sarà salvato dalla bellezza propria di chi, come lui, sa ancora appassionarsi all'umano, senza fermarsi davanti alle diversità e alla distanza. Gesù deliberatamente va in Samaria per incontrare chi forse lo potrebbe persino ferire, ma per cui lui ha già sofferto e geme. Forse anche le religioni, con i suoi schemi, faticano a capire il mistero affascinante di questa relazione che si intuisce dalla profondità dello sguardo, dal tono delle parole appena accennate, mentre lui, Gesù, sta seduto presso questo pozzo. Anzi, è proprio lui che rompe la norma del silenzio, che proibiva ad un rabbino di parlare ad una donna di facili costumi, che nell'ora più calda del giorno, mezzogiorno, si reca al pozzo per attingere acqua perché ha sete. Così Gesù, partendo dalla sua sete, sconfina nella sete di lei e le dice: dammi da bere. Così Gesù a questa donna cominciano a parlarsi e il tempo passa e tutto lo spazio sembra concentrarsi proprio attorno a quel pozzo. La salvezza di Dio così trova compimento. E Gesù le fa una richiesta precisa: dammi da bere. Lei risponde con un tono che sa del provocatorio: ma chi sei per rivolgerti a me, che sono una donna e per giunta anche samaritana? E poi non hai neppure un secchio per attingere, ma dove prendi l'acqua per dissetarti? Gesù sta al gioco e raccoglie la provocazione, ma vuole alzare anche il livello della conversazione. So che tu non mi darai da bere, perché sono io che invece ho un'acqua viva che potrebbe davvero placare l'arsura che hai dentro, la sete che tu hai dentro. Dunque sì, va a chiamare tuo marito. E la donna a questo punto si sente come scoperta, raggiunta nell'intimo da un uomo che né la possiede né la sfrutta come gli altri uomini. E così le sue parole si fanno più distese e sincere. Ma guarda, non ho un marito, tanti uomini mi hanno promesso amore, ma sono rimasta davvero sola. E così Gesù, avendola raggiunta al cuore, ha preparato la strada per fare il suo annuncio evangelico di misericordia e di salvezza. La questione di fondo per ogni uomo o donna è proprio questa: ma dove devo mettere la testa? A chi devo regalare il mio cuore? Per questo la donna osa domandare ancora: ma dove devo adorare Dio? Dove abita Dio? E Gesù risponde:
non su Garezzin, come dite voi, e neppure a Gerusalemme, come diciamo noi giudei. Il Dio che tu stai cercando vuole essere adorato in spirito e verità. Questo è il punto. E dov'è questo spirito e verità? Perché guarda, quel Dio che tu stai cercando sono io. Io che sto parlando con te. Nel mezzo del racconto, mentre Gesù si è appena rivelato come il vero Dio a quella donna, ecco arrivare trafelati i discepoli e meravigliati che parlasse con una donna, e non sapendo più che cosa dire, si attengono allora alle circostanze. Siamo andati a fare provviste, dunque adesso mangia. Magari ti riprendi un po', soprattutto metti i piedi per terra, torni tra noi. La donna, come avesse scoperto un tesoro inatteso, invece abbandona la brocca della sua sete e corre in città con la voglia di gridare a tutti il suo stupore, la sua meraviglia. E Gesù è come trasognato, viene preso da una visione che i suoi in quel momento non riescono a capire, e vede campi di grano maturo e parla di un altro cibo che però non si compra al mercato, come vedesse oltre, come vedesse altrove, cose che solo un innamorato forse saprebbe dire nell'esuberanza di quel momento indicibile, senza parole che lo possano interpretare. Anche noi non allontaniamoci da questa scena e cerchiamo di restare seduti accanto a Gesù, presso il pozzo dell'incontro, imparando ad essere chiesa che sa imparare, che sa sostare per incontrare, mai stanca della compagnia degli uomini e delle donne del nostro tempo, chiesa che osa chiedere un po' d'acqua per le proprie arsure, che ancora parla della vita, sapendo inquietare le coscienze della gente, però senza prevaricarle, che sa far emergere le attese del cuore, scovando quel poco o tanto bene che tutti in un modo o nell'altro si portano dentro. Come osiamo accostare l'altro, il diverso? Come lo guardiamo? Ci abita ancora lo sguardo del rabbì del pozzo, continuando a sognare con lui campi di grano che biondeggiano, regalando a piene mani a tutti l'acqua viva della sua grazia? Sì, ecco, ci abiti ancora lo sguardo del rabbì del pozzo. Che sia una buona domenica per tutti.